Dottor Zer? Dottore, buongiorno. Ehi, dottore. Oh, Kane, giusto? Crane. Come posso aiutarla? Crane, ricorda quando le ho parlato di quegli strani infetti che ho visto? Quello che mi ha guardato e poi è filato via. Beh, sì, ne ho lo appena ricordo. Visto un altro e ha fatto la stessa cosa. Penso di aver sentito i suoi colleghi parlare di quelle creature. Li chiamano fulmini. Sembra che preferiscano alcune zone della città ad altre, ma appaiono solo di notte. E riuscirebbe a portarmi un campione di carne? Uno? Gliene porto anche 50 se vuole. Che, è solo una teoria, se queste creature preferissero le zone dove ho lasciato le mie esche sperimentali, beh, potremmo trovare una cura. Quei piedi per terra. Mi porti un campione. E che sia fresco, mi raccomando, dovrà portarmelo in fretta. Certo, certo. Dove le trovo di preciso? Quel tipo, il fornitore, pare che le tenga d'occhio. Il fornitore? Che nome altolocato. Signor White? Come posso aiutarti? Il dottor Zer mi ha detto che sai dove trovare quei fulmini. Infetti super veloci coperti di grosse pustole verdi? Ah, sì, sì, posso darti qualche dritta. Qui, qui e qui. Ma se posso permettermi, se i guai non vengono a cercarti, non c'è motivo di andare a disturbarli. Ah, parole sante, grazie. Di niente, figliolo. Dunque, dobbiamo andare a uno dei rifugi e aspettare la notte. Il punto con un rifugio più vicino, ovviamente, è questo. Dimmi, Spike. Se mi cerchi, sarò all'attracco dei traghetti ad aiutare Morgan a preparare la chiatta. Ok. Abbiamo avuto bisogno di Spike per qualche ragione ultimamente, a parte le bombette che dicevamo l'altro giorno. Ed eccoci al rifugio. Dobbiamo andare a prendere i fulmini, che sono particolarmente veloci e si accorgono della nostra presenza particolarmente in fretta. Quindi direi che l'outfit da ninja è il più adeguato alla cosa. Benissimo, non si sentono più i nostri passi. Mettiamo il segnalino e aspettiamo fino a sera. Abbiamo bisogno di un'arma veloce. Credo sia quello lì. Fatto. Dottore, ecco qua. Via, via, via. Un po' di interiore di zombie per lei. Perfetto, fatto. Ora che la missione è fatta, già che siamo qui andiamo anche a prendere quest'altra missione, ma non la facciamo. E poi torniamo il più velocemente possibile alla torre. Oh, ma guardalo. Simpaticone lui proprio. Sì, 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 aspetta che arrivo, Mi raccomando, resta lì. Manganello favoloso e mitra canna liscia. Benissimo. Il manganello, quasi quasi potrei pensarci, sai? Fammi vedere, c'era un'arma che richiedeva per forza il manganello? Il connestabile. Beh, allora, ho bisogno di una spada a due mani, però la voglio arancione, se la proprio la dobbiamo fare. Chi se ne frega, dammela. Connestabile, voglio vedere cos'è. Mi piace chiamarla il connestabile, un po' come il Nikola Tesla fosse sceriffo. Chi se ne frega, proviamola. I soldi si fanno, giusto? 2020 di danno, la madonna. E non posso modificarla oltre perché è già elettrica. Vediamola al posto del survivor. Ma... Mi scusi, ma non può entrare qui, è proprietà privata. È comunque un manganello con il coso elettrico, niente di più. Dottò, ho trovato la pelle che mi ha richiesto. Crane, venga, venga. Ha trovato i campioni che ho chiesto. Eccoli. Splendido, splendido. Stavo parlando di lei con il dottor Campbell. Salve, dottor Crane, è un piacere averla con noi. Ho saputo che è una persona in gamba. Minchia. Il sangue di questa creatura. Fotosensibile. È decisamente letale su un'arma, scommetto. Ma sto divagando. L'ultima dose di reagente qui e una fiala di riserva di... Oh cielo! Questo tessuto risulta positivo per il virus ricombinato. Camden sa cosa significa? Abbiamo trovato una cura! I campioni di carne con dosi di ceppo modificato hanno dunque avuto un effetto. Solo così si spiegherebbero tutte le varie mutazioni. Ah? Ma non posso. Camden potrebbe. Ha l'attrezzatura adatta. Ma non c'è modo di fargli arrivare la ricerca né i campioni di tessuto. Fammi indovinare, ci dovrebbe potete andare qualcuno. Alla radio. Perché esatto. Non fate così? Ci sono troppi dati, Crane. Ci vorrebbero anni.
Saremo morti molto prima di finire. Acqua, acqua ovunque e neanche una goccia da bere. E se le portassi io questa roba, dottor Camden, personalmente, i dati e anche i campioni di tessuto. Crane, venire qui sarebbe incredibilmente pericoloso. Però potrebbe qualcuno deve pur farlo. Giusto? Non hai idea di cosa significhi, ragazzo mio. Per me, per tutti noi. La contatterò quando tutto sarà pronto. Ora vada. C'è molto da fare. Molto da fare. Beh sì. Lo so, lo so. Ed è anche arrivato il giorno. Ha imparato a creare il veleno di fulmine. Crane, mi senti? Io e Omar siamo andati a far saltare quel nido. Cosa? Rahim! Cazzo, dovevo farlo io! Già. Sì, perché tu sei più esperto di me con gli esplosivi. Sei un cazzo di turista. Ma, senti, abbiamo fatto un casino. Chi l'avrebbe mai detto? Un casino grosso. Cos'è successo? Dove siete? Sul cavalcavia. E tra poco... Vai al deposito treni e nasconditi. Sto arrivando. Omar, dietro di te! Dietro di te! Rahim! Rahim! Maledizione. Maledetto ragazzino. Progetto Zazgala. Mi ricevi? Sì, ti ricevo, che succede? Sto andando a prendere Rahim. Rahim? È qui alla torre? Era alla torre. No, lui e Omar sono andati a far saltare quel nido. E ora sono nei guai. Cosa? Cazzo! Dove hanno trovato gli esplosivi? Li ho... rubati io a Raiz. Oh, porca troia! Ci sono quasi, lo porterò in salvo, Brecken. Me lo auguro per te. Devi salvarlo, intesi? Salvalo! Così potrò prenderlo io. Jade, lo sai? Ancora no. No. Beh, per l'amor del cielo, non dirle niente. Andrebbe a cercarlo e non voglio che finisca per farsi ammazzare anche lei. Ovvio. Cazzo. Allora, due cose. Prima, il progetto. Ha imparato a creare il Zazgigalga. Vediamo che cacchio è. È una modifica, ok. Penso che il russo voglia dire spacca la faccia al tuo nemico e poi dagli fuoco. Potrei sbagliarmi, eh? Potrei. Io ancora devo trovare un cazzo di coltello. Dobbiamo trovare un coltello. Hai catturato un fulmine. Bene, ora puoi creare l'arma più velenosa della storia di Arran. Tossigarsmico. Eccoci qua. Rahim, dove stai? Controlla l'ultimo punto di contatto di Rahim. Rahim, dove diavolo sei? Di sicuro Rahim non è qui. Io. Ho trovato solo cadaveri sul cavalcavia. Non c'è traccia di Rahim. Merda. Dai idea di dove potrebbe essere andato. Mi ho detto di nascondersi nel deposito treni. Trovalo, intesi? Se quel piccolo bastardo è morto. Oh, se quel piccolo bastardo è morto? Allora, Rahim. C'erano solo cadaveri sul cavalcavia. Forse Rahim è riuscito a scappare. Gli avevo detto di nascondersi nel deposito dei treni, quindi c'è qualche possibilità che si sia salvato. Forza, Rahim. Cerca di non morire. Speriamo. Speriamo, Rahim. Speriamo. Esatto, fatevi sotto, brutti bastardi. Vi porterò tutti nella tomba insieme a me, vero? Proviamo lo strappacarne, va? Porca troia, che male. Madonna mia, ma è buona st'arma, eh. Carina, mi piace il taglio. Dai, vieni qua. Ottimo. Ottima, 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 ottima arma. Rahim, ci hai fatto preoccupare, guaglio. Ci hai fatto preoccupare. Ancora. Fatto. Ti dispiace levarti? Crane, non pensavo di farcela. Così ho innescato le bombe. Salteranno tra meno di 5 minuti. Merda, stai sanguinando. Mi sono tagliato. Non è niente. Cazzo, piazza quelle bombe. Non muoverti, hai capito? Io torno subito. 5 minuti? Ma tu sei fuori di testa. Qui nel terminal c'è l'ingresso per le fogne. Vicino al muro ovest. Dove? Ti porterà dritto al nido. Ho 3 minuti, dove? Muoversi, muoversi, muoversi.
Abbia 3 minuti. Quanto sei lento a nuotare. Bene, sono tornato in superficie. Vedi quel canale enorme alla tua destra? Passa di lì. Quando arrivi nel palazzo, sali sulla rampa per il piano di sopra. Devi mettere la bomba su una delle grosse colonne di supporto. Speriamo di fare in tempo. Ma levate! Ci sono. Bene, la prima è a posto. Ok, fai attenzione. Cerca delle scale per salire al piano di sopra. Già fatto. Mi serve un'altra colonna come la prima. Vai, Crane. Maledizione. Eccolo. D'accordo, ricevuto. Porca. Ora porta il culo qui. Se riesco a muovermi, visto che... Machine! Curati! La porca di quella puttana. Quando devi fare le cose veloci. Dov'è l'uscita? Che cazzo è l'uscita? Eccola. Venti secondi. Via, 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 via. Ok. Porca troia. Rahim, ha funzionato! Il tuo piano ha funzionato! Rahim! Ricevi! Merda! Beh, è andata bene, no? Speriamo. Eccoci qua. Per fortuna. Beh, Rahim, il piano ha funzionato! Rahim! Sono io! È fatta! Rahim! Avresti dovuto vederlo! È venuto giù tutto il palazzo! Già! È venuto giù anche lui, però! Rahim! Rahim! Sono io! Amico, sono io! Sono qui! Oddio! Rahim! Fermo! Poverino! Quella ferita fra un cazzo di morso. Oh, stupido ragazzino rincoglionito. No, Jade. Già, mi spiace. Crane, mi ricevi? Che sta succedendo? Brecken. Rahim. Rahim è morto. Cazzo, torna qui e non dire niente a Jade, per ora. Sì, capo. Mi piace come però Crane l'ha presa. Rahim mi piace. Non ci credo. Ora che faccio? Che cosa dirò a Jade? Devo tornare alla torre e pensare a cosa dirle. E l'ultimo gesto di suo fratello è stato veramente coraggioso. Sai qual è la vera difficoltà? Ed è in parte colpa mia. In parte veramente colpa mia. È che giocare due giochi così diversi come Dying Light e Dead Island mi sta mettendo in confusione su tutti i tempi. Sui tempi di schivata, sui tempi di attacco, sui tempi di ricarica, queste cose qua. Però ce la stiamo cavando bene in fondo. Ecco fatto. Che poi... siamo entrati in un nido di notturni. Non ne abbiamo visto neanche uno. Capisco che era ancora giorno e quindi magari sai. Però... ma per fortuna in realtà non ne sono apparsi, perché sarebbe stato veramente un problema. Già è apparso il gigantone stronzo col martello. E lì probabilmente siamo sopravvissuti per grazia divina, visto come mi aveva buttato a terra.
Cosa ci fai qui fuori? Io pensavo fossi un nemico, ti stavo per colpire. Cerco vermi per andare a pesca, ovvio. Che altro dovrei fare? Non lo so, ma in mezzo qua al campo. No, voglio andare a pesca. Sono Omar Boz. Se mi condurrai al mio posto di pesca segreto, ti darò in cambio qualcosa di cui non mi importa un tubo, ma che a te piacerà moltissimo. Affare fatto? Beh, ormai siamo qua, quindi... Ok, diamoci una mossa. Sembra che l'epidemia sia stata un bene per te, Omar. Sono pratico, come i pesci nel mare. In tutto c'è del buono, tranne che nelle zanzare. Su questo non ti do torto. Bravissimo. È l'affermazione più giusta che hai detto da quando ti ho conosciuto 5 secondi fa. Ricompensa progetto fuori dalle palle. Grazie, ascolta. Omar, vai a fanculo. Per fortuna non eravamo poi così lontani, dai. Tanto col rampino, cioè, tutta sta distanza veramente la copri in pochissimo tempo. Il rampino è la cosa più rotta di questo gioco, ma se non ci fosse, porca miseria, la gente se ne lamenterebbe. Signor White? Che non lo so che è arrivata la notte. Ma è giorno adesso. Vabbè, chi se ne importa. Com'è morto? Ho dovuto ucciderlo. Era troppo tardi, si era trasformato. Non ho avuto scelta, lo giuro. Senti, era anche mio amico. Il migliore che avessi qui. Lo so. A volte mi faceva davvero incazzare. Ma gli volevo bene come un fratello. Un altro amico morto. Un altro fratello morto. Lo so, Breck. Gli avevo dato quegli esplosivi. Ma in realtà non è vero, li avevi dati a Jade. Sarebbe ancora vivo. Oh no. Jade, aspetta. Jade, maledizione. Dalle del tempo, deve metabolizzare. Ha perso un amico, il fratello. Cazzo, vai subito là. Non devono portarlo via. Ok, ci penso io. Bella missione da fare di notte, porca di quella puttana.